video op YouTube channel. Quest'oggi video sui Pursuit, un altro movimento oculare complesso proprio come le saccadi, solo che presenta diverse differenze rispetto alle saccadi. Intanto è un movimento oculare complesso di natura esclusivamente volontaria, inoltre è molto meno rapido rispetto alle saccadi. Non a caso viene anche detto smooth pursuit o movimento di inseguimento lento. Infatti, per un target che si muove di moto pendolare possiamo arrivare a 30-40 gradi al secondo massimo come velocità angolare, mentre per un target che si muove di moto rettilineo potremmo arrivare a 100 gradi al secondo. Comunque sia una velocità sempre molto inferiore rispetto a quella di un movimento saccadico. Sostanzialmente il Pursuit ha la caratteristica che per concretizzarsi, quindi per essere effettuato, necessita di un target in movimento, perché a guidare il Pursuit il primo elemento, l'elemento fondamentale, è l'informazione visiva, e quindi il nostro sistema visivo utilizza il target in movimento come punto, come sistema di riferimento, insomma. Ci sono delle condizioni particolari, diciamo, in cui il pursuit potrebbe avvenire lo stesso, ad esempio quando il target scompare per un periodo molto breve e diciamo noi riusciamo a costruire la traiettoria del target. Oppure quando siamo in condizioni di completo buio, e in quel caso è l'integrazione somatosensitiva che ci permette di effettuare il pursuit. Ad esempio, se fossi questa stanza in condizioni di completo buio e dovessi osservare il movimento di questa matita, di questo target che diciamo si muove di modo rettilineo, in condizioni di luce compierei tranquillamente un pursuit come sto facendo adesso, ma in condizioni di buio il pursuit sarebbe guidato dall'informazione propriocettiva, che andrebbe ad indicarmi in ogni istante la posizione del target nello spazio, e quindi andrei a ricreare la traiettoria del target del suo movimento nello spazio, e quindi andrei a compiere il pursuit. A livello invece di circuito neurale, per quanto riguarda i pursuit, le aree che si attivano con una certa intensità sono assolutamente quella della corteccia visiva primaria, poiché l'elemento essenziale per questo movimento è l'informazione visiva. Da qui poi le informazioni prendono, diciamo, la via dorsale, quindi passano alle aree mediotemporale e mediotemporale superiore, che sono essenziali nell'analisi del movimento. E poi abbiamo nella corteccia frontale l'area frontale dei pursuit, fondamentale per dar vita al movimento, a questo tipo di movimento. Infatti da quest'area poi partono dei segnali che raggiungono i nuclei pontini, sensibili alla velocità del target e alla sua direzione, i quali poi proiettano al floculo del cervelletto a loro volta, il quale può andare a correggere la velocità del movimento durante anche il movimento, e poi da qui praticamente le informazioni giungono ai nuclei oculomotori. Come in ogni movimento, i nuclei oculomotori rappresentano l'ultima stazione sottocorticale prima che il segnale arrivi ai muscoli oculari estrinseci e il movimento si concretizzi. Nei nuclei oculomotori abbiamo due tipologie di neuroni che si attivano fondamentalmente, mentre nelle saccadi erano i burst e i pause, qui abbiamo i tonici e i pause, praticamente, con i tonici che hanno la stessa funzione dei burst. Fondamentalmente sono eccitatori, mentre i pause sono inibitori nei confronti dei tonici, e quindi vanno a stoppare il movimento, o meglio si attivano in fissazione quando il movimento finisce.
Anche l'inseguimento, quindi i pursuit come l'esacadi, sono un'abilità visiva importantissima che viene clinicamente testata e ritestata e ha anche la sua importanza nelle attività cognitive. È un'abilità fine che si apprende successivamente all'esacadi e quindi diciamo, può andare ad evidenziare che step si trova l'individuo nel suo diciamo, cammino verso l'apprendimento cognitivo, verso lo sviluppo cognitivo, meglio dire. Un test fondamentale che si può utilizzare nella valutazione dei pursuit sono gli inseguimenti con la pallina di Wolf, fatti però con il protocollo Ensuco per diciamo, avere dei dati attendibili, oggettivi e protocollati. Ovviamente poi allegherò il video pratico di questo test, lo allegherò diciamo, nella descrizione di questo video. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.